Il campionato del Pescara non è certo compromesso, ma la situazione comincia a farsi preoccupante. La figuraccia di Crotone è arrivata al culmine di un mini trend in discesa dei biancazzurri. Il picco della gestione Le Grottaglie è subito, alla prima partita, in trasferta contro il Pordenone. Poi la vittoria col Cosenza, ma essendo per un'ora in balia dell'avversario, e quindi le tre sconfitte. Ma se la prima, quella di Chiavari, era arrivata nel contesto di un match non trascendentale, nel quale Lentella aveva saputo portare gli episodi della sua parte all'uscita, si è vista una delle più brutte prestazioni stagionali. Una squadra piatta, abulica, senza anima, come a volte è capitato di vedere nella gestione Zauri. E dopo questo mini ciclo di Le Grottaglie, il Pescara si ritrova nella medesima situazione di classifica, 12° posto, col recupero Spezia Cremonese da giocare allora. Ora c'è da disputare Ascoli Cremonese. Ora la zona playoff dista 4 punti, allora 2, e soprattutto la zona playout è a 2 lunghezze, allora 3. Dunque le cose sono lievemente peggiorate, la squadra non ha migliorato il suo rendimento, dà anzi dei segnali opposti e il calendario imminente è tutt'altro che rassicurante. 3 partite in una settimana con le 2 trasferte consecutive contro Spezia e Benevento, prima però il match con l'Ascoli di domenica ad Adriatico Cornacchia, a questo punto fondamentale per tornare a muovere la classifica e scacciare i cattivi pensieri, come fondamentale fu il match d'andata per Luciano Zauri. La panchina di Le Grottaglie, proprio ora che c'è stato l'avvento di Gigi Gervese in primavera, non è così solida e il tecnico pugliese, al di là dei messaggi rassicuranti che ha lanciato e lancerà, deve trovare le soluzioni tecnico-tattiche e motivazionali per rigenerare il gruppo. Le Grottaglie dovrà fare la sua parte, come anche i calciatori la loro. L'atteggiamento remissivo visto a Crotone, specie da parte dei giocatori più esperti, i cosiddetti senatori, è inaccettabile. La riscossa deve partire anche da loro e da una forte assunzione di responsabilità, come ha suggerito Cristian Galano nell'ultima intervista post-gara. Manca il sangue negli occhi, ha detto il Robben delle Puglie, che vuole spazzare via l'incubo di un'altra onta dopo la retrocessione vissuta a Foggia lo scorso anno. Proprio quel Galano che dopo il platonico gol dell'uscita si trova a -2 dal record personale di reti centrato 2 stagioni fa a Bari. Domenica sera all'Adriatico Cornacchia arriverà un Ascoli che non ha una classifica migliore dei biancazzurri e la posta in palio sarà altissima. Il Picchio ieri ha annunciato la firma del nuovo centrocampista Baissama Sanko, 28enne guineano svincolato dal Cannes, club della Serie B francese. Da verificare le condizioni degli acciaccati Rossetti, Ranieri, Beretta e Piccinocchi, mentre Troiano sconterà domenica la squalifica che lo avrebbe tenuto fuori contro la Cremonese, nella partita poi rinviata per l'emergenza coronavirus. Per la gara di domenica sera l'intera curva sud è stata destinata alla tifoseria ascolana, che potrà acquistare i tagliandi fino alle 19 di sabato. Gli abbonati di curva sud avranno libero accesso in tribuna adriatica, sud o nord.